A 80 anni dalla strage di Montesole, Marzabotto, di Monzuno, di Ghezzana Morandi, più di 770 vittime, con anche donne, bambini, religiosi, persone con disabilità, è stato toccante e importantissimo avere qui la presenza insieme del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Repubblica Federale Tedesca Steinmeier. Due interventi molto belli, significativi. Oggi parole del Presidente Mattarella ci ricordano che la memoria implica e porta con sé la responsabilità, parole che ho sentito tornare anche nel denso discorso in italiano del Presidente Steinmeier, che ha lanciato un segnale molto forte qui. Devo dire che quella memoria oggi ci porta a dire mai più, con grande forza, mai più quell'odio, quel nazionalismo portato all'estremo che purtroppo oggi torna a produrre guerre e vittime innocenti in Europa e fuori dall'Europa. Quindi ho trovato in questi discorsi un importante ponte con la responsabilità che abbiamo oggi di imparare da quella memoria, di non commettere più quegli errori, di continuare a insistere per la fine dei nazionalismi e delle guerre. E è importante anche che la sindaca di Marzabotto abbia usato parole così belle insieme a Walter Cardi. Sono vicina anche io a tutti i familiari dei superstiti e superstiti che ancora ricordano con dolore quanto accaduto, con quelle vite inutilmente strappate per la barbarie nazifascista. Ecco, riconoscere oggi qui insieme le responsabilità, quegli errori, trasmettere alle prossime generazioni questi valori è l'antidoto su cui continuiamo a fare di Montesole, di Marzabotto, quelle che il Presidente Mattarella ha definito pietre angolari della Repubblica Italiana, ma anche della fondazione dell'Unione Europea. Quindi questo è importantissimo.